difficile mettersi d'accordo. Mettere d'accordo due o tre persone, magari all'interno di una famiglia, oppure mettersi d'accordo fra due o tre comuni, province, o addirittura mettersi d'accordo su programmi comuni in futuro fra regioni italiane. Ecco, questo miracolo di mettersi d'accordo è successo addirittura fra 193 paesi delle Nazioni Unite, con l'Agenda 2030. Cos'è l'Agenda 2030? È un programma con 17 obiettivi per un futuro sostenibile per tutto il mondo, per l'umanità. E noi, qui al Centro di Salute Mentale Adulti di Lucca, abbiamo preso questi 17 obiettivi e di quelli più significativi per noi abbiamo realizzato un brevissimo video. Quindi io ti invito subito dopo di me a vedere questi brevi video, perché non parlano solo dell'Agenda 2030, ma sono anche una cosa simbolica di come ci si può mettere d'accordo non solo fra paesi, ma anche fra persone. L'obiettivo numero uno dell'Agenda 2030 è sconfiggere la povertà nel mondo. Anche qui a Lucca ci sono diverse persone con una situazione economica molto ristretta. Quindi il fenomeno lo possiamo anche vedere qui, da noi. Adesso lo chiediamo al responsabile dell'associazione Casa della Carità. Siamo con il signor Umberto Chiesa, eccolo qua. Responsabile della Casa della Carità, ci dica come si sconfigge quel fenomeno. Allora, intanto inquadriamo che cos'è la Casa della Carità. È un'associazione di volontariato iscritta nel registro del terzo settore e nelle sue attività sono quelle di occuparsi della mensa giornaliera che a mezzogiorno viene svolta qui nei nostri locali in Via del Fosso e ospitiamo dalle 60 alle 70 persone giornaliere. La metà all'incirca sono di nazionalità italiana, le altre invece sono di nazionalità straniera. Gli italiani generalmente sono quasi stanziali, nel senso che si presentano quasi tutti i giorni. Gli stranieri invece alcuni sono stanziali, altri invece si presentano magari per alcuni giorni, perché magari vengono a Lucca, cercano occupazione. Non riescono a trovarla, quindi si trasferiscono da Lucca. Noi tutti i giorni diamo, diciamo, il pasto, quindi ci occupiamo soltanto solo del pasto pomeridiano. Il servizio qui è svolto da volontari, considerate che ci sono almeno 40 persone che a turno tutti i giorni si occupano di cucinare e di distribuire i pasti ai nostri ospiti. L'obiettivo numero 3 tratta del benessere e della salute per tutti. Uno dei punti toccati è promuovere la salute mentale. Qui a Lucca, per esempio, al centro di Uno San Marco della Salute Mentale Adulti, in linea con questo obiettivo, organizziamo una serie di attività terapeutico-riabilitative, attività multimediale in cui produciamo dei video come questo, attività di ceramica, in cui si realizzano oggetti in terracotta come vasi, sculture, eccetera. Attività di rilassamento, si sperimentano tecniche di training autogeno, di respirazione, visualizzazione e molto altro. Laboratorio di telaio e cucito dove produciamo e ripariamo capi di abbigliamento. Con queste attività e molte altre cerchiamo quindi di promuovere il benessere mentale e fisico delle persone. Settimane fa ho dato il mio voto per il rinnovo del Parlamento italiano ed ho votato una donna di queste parti. Ho riscontrato comunque che solo il 33% delle donne costituiscono il nuovo Parlamento. Hanno percentuali migliori il Ruanda, con il 63% delle donne in Parlamento, Andorra e Cuba. Questo è un dato che fa riflettere.
sulla disuguaglianza di genere che abbiamo in Italia. Possiamo migliorare, dando più fiducia e opportunità alle donne. La parità di genere è anche il quinto obiettivo dell'Agenda 2030. Tutti, ogni giorno, possiamo fare qualcosa per raggiungerlo. Ciao, sono Serena. Qui a Lucca siamo fortunati perché abbiamo tante fontane d'acqua potabile, come questa. Però la scarsità d'acqua colpisce più del 40% della popolazione mondiale ed è una percentuale in aumento. Tutti possiamo fare qualcosa per questo obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'obiettivo è garantire a tutti una disponibilità sostenibile dell'acqua. Per esempio, al Centro 1 della Salute Mentale Adulti di Lucca cerchiamo di ottimizzare l'acqua. Chi beve una bottiglia come questa è invitato a scriverci il nome per non lasciarla incustodita sui tavoli ed essere buttata prima che sia finita. Salute! L'obiettivo 10 si prefigge di ridurre le disuguaglianze fra le persone, una singolare iniziativa per sensibilizzare i bambini italiani che la disuguaglianza può coesistere è la giornata del calzino spaiato. Il primo venerdì del mese di febbraio di ogni anno, le maestre invitano i bambini a scuola a mettersi un calzino diverso dall'altro. Questa è la giornata del calzino spaiato. Certamente non risolverà i problemi di disuguaglianza, come la disparità del reddito, che è aumentata dell'11% nei paesi in via di sviluppo, o l'inclusione sociale per sesso, età, disabilità. No, comunque la giornata del calzino spaiato è un atto simbolico, un atto che vuol far riflettere i più piccoli di noi sulla riduzione delle disuguaglianze. Ciao, sono Daniele e vivo nel primo comune di Ciclone d'Italia. Cosa vuol dire riciclone? A Capannori, il mio comune, siamo stati i primi a separare i rifiuti, dando esempio per una città più sostenibile. Questo è in linea con l'11° obiettivo dell'Agenda 2030, rendere le città e le comunità sicure, inclusive e sostenibili anche per il sistema del riciclaggio dei rifiuti. Lo ritengo importante perché l'ambiente urbano che ci circonda influisce molto sulle nostre abitudini, la salute fisica e anche quella mentale. Ciao, sono Luca Matteo. Qui sulla circonvallazione di Lucca il traffico è spesso intenso. Di queste auto, un modello piccolo a benzina produce circa 160 kg di CO2 ogni 1000 km. Una grande ne produrrà circa 300, il doppio delle emissioni di una piccola. La riduzione di gas serra è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030. Lo ritengo un grande responsabile del cambiamento climatico. Allora vi do un consiglio: preferire auto più piccole perché producono meno CO2, oppure le elettriche, o meglio ancora andiamo più in bicicletta, oppure andiamo più a piedi, come faccio io. Le foreste costituiscono l'habitat dell'oltre l'80% di tutte le specie terrestri, animali, piante ed insetti.
ma con la diminuzione delle foreste aumenta la siccità e la desertificazione, vengono persi così 23 ettari al minuto al mondo. È un fenomeno che tocchiamo con mano anche qui a Lucca, nel Compitese, nel bosco dei Tanali. Non c'è più un lago per la siccità, con la conseguenza fuga degli animali che vivono qui. Cerchiamo perciò di rispettare i boschi, perché più alberi fanno aumentare le piogge e diminuiscono la siccità, secondo uno studio della rivista Natural Geoscience. E perché un bosco, grazie alla fotosintesi, svolge una funzione di polmone e fornisce l'ossigeno. Ciao! Il 40% dei mari è influenzato dalle nostre attività, con l'inquinamento, l'esaurimento delle riserve di pesca e la perdita degli habitat naturali lungo le coste. Questo è pericoloso per noi stessi, perché gli oceani assorbono circa il 30% dell'anidride carbonica prodotta da noi, diminuendo così l'impatto del riscaldamento globale. Ad esempio, questo potrebbe essere un residuo delle tante isole di plastica disperse nel mare. Cosa si può fare per migliorare i nostri mari? Molto, come evitare imballaggi di plastica, usare solo sacchetti ecologici. I sacchetti di plastica sono uno dei rifiuti marini galleggianti più comuni e pericolosi. Per ulteriori informazioni, cerca su internet Beach Clean, il decalogo per un mare più pulito.